Sì. No. Sì. No. Sì. No. Coco. Sì. No. Insisto, insisto. Andiamo a fare la spesa. Insistisci. Cancelliamolo. Dov'è? Come bimba? Sì, meritavano tanto. Centesimi a 2 euro. Tra i prodotti a 2 euro ti consigliamo ad esempio focaccia farcita con prosciutto. Fai solo la regista oggi. Fai 4. Allora, lui vuole i mini ciccioli, ragazze. I mini ciccioli. I mini ciccioli. Sono proprio. Ma veramente, come i dodicenni, amore. Perché io continuo? Io voglio solo le stelline, come i bimbi di 5 anni invece. Sono più grandi di te. Esatto. Prendiamo le palle che esplodono, amore. La fontana di luci. No, niente botti, solo al massimo le stelline, che poi Nala Nala si impaurisce. Ma sono fontane di luci. Siamo tornati, sono un po' sfatta, però vi faccio il video spesa per concludere il video. Ho filmato finché sono riuscita, però vabbè, ci ho provato. E niente, giro la videocamera e vi mostro la spesa. Allora, partiamo dal sacchettino. Abbiamo preso due pacchetti di pane, questo qua che è quello che ci piace di più. È bello morbido, lo trovo sempre fresco e mi dura 2 giorni morbido, quindi tanta roba. Poi abbiamo preso 2 confezioni di questa pizza qua, che ogni tanto prendiamo perché fatta al forno è qualcosa di spettacolare, e ne avevo prese 2. Buona stasera. Sì, penso che stasera faremo seratina pizza io e Ricky. E ci mettiamo magari delle olive sull'altra. Adesso vediamo, ci aggiungiamo qualcosina. E questa era la prima bustina, perché non ci bastava lo spazio, quindi abbiamo dovuto prendere una bustina. Poi, merendine Milchoc. Mie. Tutto suo. Milchoc, queste qua che sembrano le fiesta praticamente. Non le ho mai provate ancora, vi dirò come sono. Poi abbiamo preso i... Le proviamo in diretta? Oddio, come si chiama? No, dobbiamo cenare, oh. Smettila. Come si chiamano già questi broccoli? Broccoli. Un voto di memoria tra broccoli e cavolfiore. No, broccoli. Volevo fare appunto la pasta poi con i broccoli. Tanta roba. Poi abbiamo preso le uova. Abbiamo preso queste qui che sono le digestive con avena e cioccolato. Erano in offerta a 1 euro, 99? 99. Poi 2 soliti formaggi che vi dico sempre che sono identici al Philadelphia, quindi ve li consiglio, troppo buono. Poi abbiamo preso un po' di prosciutto cotto, questo qua. Perché? È andata bene. Non si sono rotte le uova. Questo qua è raspini, e per essere raspini direi che il prezzo è super buono. E ne ho presi 3 etti e qualcosa, 3 etti e 24 in questo caso. Una pizza rossa, perché sì, ho sempre voglia di pizza al pomodoro. Non la prendo spesso, però quando vado all'Eurospin un pezzetto me lo prendo sempre per quando sono sola soletta, tipo domani. Poi un pacchettino di insalata russa, ci piace un sacco e costa veramente poco, tipo 59 centesimi. Poi lamettine trilama,
gnocchettini. Questi qua non li ho mai provati, cottura 2 minuti. Costavano pochissimo. Questo paccone qua da oddio, dove è scritto? 1 chilo. Da 1 chilo mi pare 80 centesimi, quindi vi farò sapere anche di questi. Poi ho preso Protegi Slip, il pacchettino con quelli ripiegati. Hamburger, questi qua erano scontatissimi, mi pare 1,99 euro se non ricordo male. Poi c'era l'offerta anche su queste cosine qua, tipo spinacine, tipo cordon bleu, eccetera. Questi qua, cotolette di... 99 centesimi. Cosa? Che cosa? Non lo so, ma qualcosa sarà qualcosa. No, vabbè, già, ragazze. Allora, 1,99 euro questi qua, che sono cotolette di pollo normali. Poi Ricky ha preso le crocchette pollo e formaggio a 1,99 euro sempre in offerta, e cordon bleu a sempre 1,99 euro, quindi conveniva tantissimo da tenere di scorta in freezer così. Poi yogurt bianco, perché anche di questo ne ho spesso voglia, ne ho presi 4. Voilà. Poi ho preso bella spappolata, perché era in fondo, mannaggia. Comunque la tritata, perché al 31 voglio fare, per Capodanno voglio fare la pasta al forno. Quindi ho preso la pasta di pomodoro, la tritata, insomma. Mi diletto in cucina. Poi dolcetto, il budino questo qua con la panna, ne abbiamo presi 2. Devo vedere se trovo l'altro, eccolo qua. Poi panna, ne abbiamo prese 2 confezioni da fare la pasta panna e prosciutto. No, non è panna e prosciutto. Ah no, lui è specializzato a fare la pasta panna e simmental, è veramente buonissima come la fa lui, quindi l'ho convinto con molta facilità, chiedendogli se me la rifaceva. Poi il mio amore ha preso questa red velvet romantica, esatto, con tanto di musichina, non l'abbiamo mai provata, quindi era anche questa scontatissima, 99 centesimi, con tutti i cuoricini, non so se li vedete, quindi per queste giornate in solitudine ce la smezzeremo. Poi Boeri alla nocciola, cioccolatini praticamente. Simil pan di stelle, che devo dire sono molto molto simili, forse solo un pochino meno friabili rispetto agli originali, ma il gusto vi assicuro che è uguale. Poi ho preso i pelati per me, perché Ricky vuole solo passata, però a me ogni tanto vanno di più questi, perché sono più dolciastri della passata, quindi me li faccio poi quando sono da sola. No, crescenza spappolatissima. Yeah! Qua è successo, mi sa, un patatrack dentro, perché sento delle forme ambigue. Vabbè, sistemeremo. Comunque, crescenzina. Questa qua è da 320 grammi, quindi bella grande. Qualcuno ha preso la panna spray. Sì, ma spiega anche il perché ho preso la panna spray. Perché hai preso la panna spray? Sono rimasto male, malissimo. Ah sì, perché voleva la cioccolata. Ah, l'avevi presa per la cioccolata? Sì. Ah, l'aveva presa perché, vabbè, posso sempre prenderla in un altro posto. Volevamo la cioccolata, quella tipo la ciobar, no? Da Eurospin, da fare. Lui aveva preso dentro la... il marshmallow e la panna. Ah, proprio all'ingrasso. Era una cosa porcellinosa da far schifo. Molto porcellinosa, un po' tanto. Però sì, non c'era la cioccolata, era completamente finita, quindi niente. C'è rimasta solo la panna spray. Racconta quello che ti ho detto prima. Cioè? Ah sì, vabbè, lo raccontiamo dopo, altrimenti la spesa diventa infinita. Salutate la borsa, che è crollata. Comunque, sottile...
Io solita pasticciona. Attenta, sposta la gambuzza. Fettine, sì, fettine in formaggio fuso praticamente sono le sottilette. Domani vi faccio un bel panino, tanto provo. Poi ricottine, queste qua erano tutte 2,50 centesimi. Poi abbiamo preso i biscotti che avevamo completamente finito. Abbiamo preso queste gallette. Io ho sempre detestato le gallette, ragazze. Cioè, non le ho mai mangiate. Voi ci credete che prima di cena si è spruzzato la panna in bocca, sì? Vabbè, allora. Non è vero. Ma ha detto non è vero con la bocca tutta sporca di panna. Vabbè, comunque, dicevo, ho sempre odiato le gallette e adesso ho sempre voglia di gallette nel latte, nel tè, in tutte le salse. Quindi vabbè, ho preso le gallette. Poi no, mi viene l'acidità poi. Grattugiato italiano. Grattugiato italiano, donne. Ragazzi, non ce la posso fare. Grattugiato italiano 100% latte italiano e un pacchettino di parmigiano reggiano DOP. Poi qua c'è lo scontrino, poi cracker salati per i momenti di nausea che possono sempre essere utili. Poi biscotti gran giorno, questi qua sono tipo gli zuppa latte, sono buonissimi, anche questi ve li consiglio. E questa borsa è finita. Adesso passo al carrellino. Aspetta. Pasta, quindi abbiamo preso questa qui trafilata al bronzo che ci è piaciuta un sacco anche le altre volte e l'abbiamo presa appunto sia a forma di appunto penne e anche tortiglioni per la pasta al forno che voglio fare il 31, quindi due pacchetti così e due pacchetti così. Poi prosciuttini a cubetti a dadini, sempre per la pasta panna e prosciutto. Una mozzarella di bufala campana DOP. Pomodori, clementine, queste cosa sono? Ah, banane, con la speranza che il potassio mi aiuti ad avere meno crampi alle gambe. Qua c'è l'altra pasta che vi dicevo. Poi una bottiglia di Coca-Cola giusto per il 31, da avere qualcosa da bere per festeggiare. Poi succhi mele banana, ormai lo sapete, sono i preferiti di questa casa. Poi due bimbi. Esatto, di me e Federico. Pesche sciroppate. Questo sapone per le mani, sì, sapone per le mani, sapone per i piatti, però delicato per le mani. L'avevo trovato della marca, non so se di Xan, comunque una marca famosa ed era carissimo, quindi proverò questo qui. Non l'avevo mai visto da Eurospin, quindi spero di trovarmici bene, anche perché la confezione mi piace molto, col dosatore e tutto, quindi speriamo bene. Poi detersivo intimo che ho già provato e mi ci trovo bene grazie a un consiglio di una di voi. 2 litri di latte, il solito latte, una Simmental per la famosa pasta di Ricky e bottiglia da stappare il 31. Due bottiglie di passata, che non sto a tirarvi fuori tutte e due, ma sono così. Poi cosa c'è? L'altro litro di latte, la birra. Questa è sua davvero. Poi ho preso un detersivo per i pavimenti. Non l'avevo mai provato questo, vedremo come mi trovo, anche per il profumo. Candeggina per pulire e disinfettare tutto quanto, soprattutto il bagno. E poi qua c'è un'altra passata di pomodoro e poi c'è i miei amici carciofini. Dammi qua. Mio. No, è mio. No. Lascia stare qua. Quindi questa è la spesa. Abbiamo qua c'è tutta la mega lista. Aspettate che faccio spazio.
però i prezzi sono più o meno di media intorno all'euro, 1,50 euro, 69 centesimi, costa davvero poco l'Eurospin. Una spesa così al Carrefour e ci lasci un rene. Se va bene. Esatto, e noi invece abbiamo speso 85 euro e abbiamo preso un sacco di roba. E niente, noi salutiamo. Non so dove devo guardare perché ciao. Sto guardando col cellulare. Ciao. Ciao a tutti, buona serata. Vado a ricompormi e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!